in collaborazione con Happy Bike, Zani Bike Fit, Quick. Eccoci qui per questa nuova puntata di Le Salite Bresciane. Ci troviamo a Vobarno, pronti per affrontare il famigerato cavallino della fobia. Una salita che qui dallo svincolo di Vobarno è dura ed è lunga, pensate, 14 km. Però tranquilli perché i primi 7 sono piuttosto facili. Dal settimo in poi la cosa cambia e diventa veramente tosta. Salita al 7% medio, quindi abbastanza dura. Andiamo a scoprirla insieme. Dopo 2,5 km si entra in Degagna, sempre frazione di Vobarno. La strada prosegue, alterna tratti pianeggianti a tratti in salita anche al 6-7%. Salita molto fresca, si costeggia un fiume e qui dove vedete il cartello c'è la possibilità di salire a Carvanno, che è una puntata che abbiamo già affrontato e vi lascio il link qua sopra. Proseguiamo per i prossimi chilometri di questo cavallino della fobia. Ed è qui intorno al 7° chilometro che finisce la festa sul cavallino della fobia. Da qui la salita diventa tosta, molto dura. Vi accorgete perché si passa tra le porte del cavallino, queste due grosse pietre. Ed eccoci qui, siamo arrivati a Deno, abbiamo passato circa metà del cavallino della fobia, quindi siamo a 8 km. Come detto, da qui in poi ci sarà il pezzo più duro, con tornantini veramente impegnativi. Doppia cifra, si parla di 13-15%. Adesso proseguiamo e facciamo un intervento ogni circa 2-3 km per darvi la situazione, per gestirvi al meglio da questo tratto fino all'arrivo. Siamo al 12° chilometro, questo cartello parla chiaro, gli ultimi 2 chilometri del cavallino della fobia sono veramente terribili, sono da fare gestendosi perché ci sono dei tornantini al 15% che sono le tre rasoiate finali del cavallino. Andiamo a scoprirle insieme, stringiamo i denti e arriviamo in cima. Eccole qui, le tre rasoiate del cavallino. Gran finale, rapporto agile, mi raccomando, stringere i denti, che poi la salita è praticamente conclusa. È solo qui, quando passate la costruzione bianca che trovate sulla sinistra, che potete dire di aver concluso il cavallino della fobia. Ed eccoci arrivati, cavallino della fobia concluso, 14 km. Come detto, i primi 7 sono abbastanza fattibili. Dal settimo, ma in particolare dal decimo in poi, la storia si fa molto tosta, strappi al 12-13% e poca zona per respirare. Quindi va fatta sicuramente con il giusto rapporto e la giusta convinzione. Da qui potete fare diverse scelte. A sinistra si scende per Vestone,
Dritti si va al santuario del Rio Secco e da lì si scende ad Idro. Mentre qui a destra, come suggerito da qualche biker locale, c'è un bellissimo sentiero sterrato. Ora noi scendiamo verso Vestone per chiudere l'anello e tornare a casa. Questa puntata di Le Salite Bresciane finisce qui. Vi ricordo di iscrivervi a questo canale YouTube e ai nostri canali social, Instagram, Facebook e Strava, dove potete trovare tutte le informazioni riguardo questo progetto ciclistico. Dal passo cavallino della fobia è tutto, a presto e buone pedalate a tutti!